San Lorenzo è molto cambiato. Prima era molto bello, più E familiare, più poi cosa. era un Adesso quartiere è, molto molto non lo so, popolare, cosa che è adesso non è cambiato. E più qui a così. San Lorenzo puoi essere un nessuno o un chiunque, ma comunque troverai qualcuno con cui stare. La presenza di studenti è una cosa che caratterizza tantissimo il È quartiere. cambiato, si è evoluta, secondo me, non nel modo Cioè, il migliore. tessuto si è proprio trasformato. Le botteghe sono rimaste, però, le botteghe artigiane sono rimaste, la mentalità. C'è quasi un qualcosa come una malattia che non ti si stacca, che è rimasto locale, lo stagnaro, il falegname, il marmista, la fonderia, ancora qualche cosa di buono c'è. Prima era pieno di famiglie, era tutta una famiglia, se stava con le porte aperte, si aiutava uno con l'altro, e adesso invece siamo tutti chiusi, tutti, non c'è sta più quella fratellanza, solo chi si è ritrovata a casa, che se l'era comprata, è rimasta, se no chi stava in affitto è dovuto andare via. Abito io dove solo un'altra parte non posso andare, solo qua io la stazione dormo solo qui, che non mi piace, non sono barbone io. Ecco, hai visto, ce l'ho letto, sta bene un po', grazie a Dio. Gli altri dormono sotto cartone, per strada, io no. Andata, ha preso coperte, i letti, ha portato. Mi conoscono un mondo a me, hai capito? Sono una ragazza tranquilla, non sono cattiva, non ho niente. Per forza, no? Uno fa così, se no come fai? Niente, non puoi fare niente, capito? Questa è la vita. Sia per me che per il quartiere di San Lorenzo l'università è fondamentale. Per me, per quanto mi riguarda, l'università, insomma, ha rappresentato il passato e spero che rappresenterà anche il futuro. Per questo, diciamo, ho aperto un rapporto molto intimo. Invece, per quanto riguarda il quartiere, secondo me non ci sarebbe uno senza l'altro, nel senso che la zona universitaria di Roma è proprio quella di San Lorenzo e la si identifica proprio per questo motivo. Che poi anche la movida esista, secondo me è una conseguenza del fatto proprio qui c'è, proprio perché qui c'è la sapienza, insomma. Più significativo per me era evidentemente il mio vecchio studio, dove sono stato, dove ho vissuto con la mia prima moglie, con un figlio, dove ho fatto tanti lavori, dove mi sono trovato anche, dove mi sono trovato a stare, ma dove mi sono anche trovato come propria identità, dove mi sono riconosciuto. Se è possibile. Lo spazio di Cinema Palazzo era aperto per gli studenti, se vogliono andare a studiare là, c'era internet, c'era un bar, quindi è un luogo che è un peccato che adesso è chiuso, ma io spero che riaprirà. Per chi l'ha visto, magari adesso per chi ci viene adesso la vede come una meta studentesca, con piena di locali. Invece per chi la vede come me, con gli occhi, diciamo, di un bambino, di un ragazzo, ha perso quella sua caratteristica principale, cioè che era, secondo noi che viviamo, che siamo vissuti qui, era un paese nella città. San Lorenzo si differenzia dagli altri quartieri di Roma sicuramente per la sua popolazione, intanto, perché nel corso degli anni chiaramente i residenti sono diventati sempre di meno, gli autoctoni nati a San Lorenzo, e piano piano il quartiere si è trasformato in una sorta di appendice dell'università, che è un grandissimo centro propulsore di attività e movimento, vita culturale anche. Il contatto con i giovani, il contatto con gli studenti mi ha stimolato in questi anni perché io mi sono sentito sempre un cacciatore di sogni, uno che si cibava dei sogni degli altri e chiedendo a tutti i studenti laureati e non chiedevo
qual è il tuo sogno, qual è il tuo tema? E spesso trovavo imbarazzo, che non sapevano effettivamente quale era il loro sogno. Però oggi, finito questo percorso, adesso voglio andare a vedere chi li ha realizzati questi sogni nell'atto pratico. E sto in viaggio, sto partendo in un viaggio che è questo: vedere chi ha veramente realizzato quei sogni che mi raccontava lungo Via degli Asoli, davanti a Celestino.